eseguirò la mia missione per la grandezza del nostro sovrano Poseidone. Il tuo pugnale magico, Toriton, è solo un rozzame. Voi siete sicuri di aver cercato bene quei due? Dappertutto! Devo fare rapporto a sua maestà Poseidone, che è in Atlantico. Ma con il rapporto, come ricordo, voglio portargli i corpi di Toriton e della sirena. Trovateli! Successo. Dove sono Toriton e Pippi? Ilu, non perdiamo altro tempo. Dobbiamo assolutamente trovarli. Andiamo. Eccomi! Toriton! No? Ma quello è Lucar! 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 Lucar, come ti senti? Lucar! Lucar! Oh! Rispondi, ti prego! Lucar, che ti è successo? Ah, Ilu! Dove sono Toriton e Pippi? Cosa? Ma se stavo per chiederlo a te! Io pensavo che fossero con te! Ma cos'hai, Lucar? Mi sono ferita nel proteggere Pippi! Oh, Lucar! Riuscivo a muovermi. Allora Toriton è... No, non è morto. Appena ho potuto ho cercato di guardarmi bene intorno e non li ho trovati. Immagino che siano riusciti a fuggire alle esplosioni. Finalmente vi abbiamo raggiunti. Il mare intorno all'isola è pieno di mostri di Polifemo che cercano Toriton. Cosa? Anche Polifemo sta cercando Toriton? Allora è riuscito a fuggire per ora. Dobbiamo trovarli il più presto possibile. Lucar, tu rimani qui a riposare. Andremo noi a cercarli. Vengo anch'io. Lucar! Lucar! Dannato idiota, non era questo che dovevi portarmi! Imbecilli, avevo detto di portarmi Toriton e la sirena! Sua maestà Poseidone ci ha ordinato di portarli da lui! E se non riusciamo a trovarli, come gli farò rapporto? Ave, Polifemo! Di pure, Marco! Ricorda gli ordini, cattura Toriton e la sirena il più presto possibile, cerca di sbrigarti! Sì, ho capito. Di' a Poseidone che li troveremo presto. Ave, Polifemo. Ora che ricordo, non ho più visto Finn. Finn? Già, è vero. Forse è con Pippi. Lo sapete bene che Finn è un suo grande ammiratore. Spero proprio che sia con lei. Guardate, anche i delfini li stanno cercando. Questo vuol dire che devono essere nei dintorni. Chiamate Bacular. C'è il rischio che possano sfuggirci se non stiamo attenti. Devo chiedere a Bacular di aiutarci. Chiamatelo! Ma
pazzo! Bocula! Bakulan, ho un lavoretto per te. Da qualche parte ci sono nascosti Toriton e la sua sirena. Butta in aria ogni granello di sabbia in questa zona. Trovali e falli a pezzi. Oh. Non ci rimane altra scelta che scappare. Non hanno speranza di sopravvivere! Vieni via da lì! Ah, maledetto mostro! Toriton, Pipi, dove siete? Non è la sirenetta che abbiamo già visto sull'isola dei delfini. Sì, e lei speriamo che non sia morta. È così bella! Guarda, si muove! Ciao, sirena, come va? Ma dove mi trovo? Il mare è vasto e ci sono tantissime isole. Però non è certo l'isola dei delfini. Ma noi sappiamo di che isola si tratta. I miei amici... Ho ancora tanta paura. Perché dici che hai paura? È stato terribile, l'isola è esplosa. Ah, allora è vero quel che ci ha detto poco fa quel pesce volante. Ditemi, come ho fatto ad arrivare fin qui? Probabilmente ti ha trasportata la corrente. Che corrente? Quella che sfiora l'isola dei delfini e si dirige poi da questa parte. Soltanto me? Dov'è Toriton? Voi non l'avete visto? Noi no. Toriton! Tu sei il pesce tropicale che ho già incontrato. Tu sai dove si trova Toriton, vero? Ti prego, allora, dimmi dov'è. Prodi, seguitemi. Lodato il cielo, sei salva. Toriton! Oh, Toriton! Toriton! Allora, dunque, ti ha trasportata la corrente e ti sei salvata. Finalmente è finita, anche se è stata una terribile esperienza.